Venendo qui a Frigento e al Piano della Croce, carissimi, potrete naturalmente visitare e vedere anzitutto il santuario che ha davanti una bella piazza che è stata migliorata più volte fino allo stato attuale, proprio qui accanto alla strada asfaltata. E al centro del santuario c'è giustamente il trono della Madonna perché è il tesoro nascosto, ritrovato. Un tesoro prezioso da conservare, il tesoro della Vergine Maria, del Buon Consiglio, la madre con il Figlio Divino. La storia del santuario della Madonna del Buon Consiglio è una storia di grazia e di tenacia. La grazia divina che Dio ha concesso affinché la Vergine Maria rivolgesse il suo sguardo materno verso la bella terra irpina, volendo far sorgere su questo monte una chiesa a lei dedicata. La tenacia è quella di Carmine Capobianco, figlio di questa terra, che, mosso dalla fede semplice e incrollabile, obbedì all'ispirazione divina nella ricerca della santa icona di Maria. A cominciare da quel 9 maggio, domenica 9 maggio 1920, quando il vecchietto Carmine Capobianco scavò la Madonna dietro sogno e dietro ispirazione, dietro comando della stessa Beata Vergine Maria. Carmine Capobianco, che è nato nel 1862 ed è morto nel 1946, quando scavò la Madonna aveva 58 anni. Carmine Capobianco seguì l'ispirazione di Dio, ottenne i suoi frutti ed allora tutto cominciò e scavò il tesoro nascosto. Il Signore che ha guardato all'umiltà della sua serva, la Regina dei Cieli, non cessa nel corso dei secoli di innalzare gli umili, come ha fatto con Carmine Capobianco, umile ed onesto lavoratore, piccolo e sconosciuto davanti agli uomini, ma grande ed amato al cospetto di Dio per la sua fede. Non dimentichiamo che Carmine Capobianco era un povero contadino, non aveva istruzione. Non dimentichiamo che ha dovuto subire anche degli affronti, delle umiliazioni, lo prendevano in giro perché egli si intestardiva di dover scavare qui la Madonna, ma egli ha resistito, ha lottato e in effetti ha avuto ragione, ha vinto. Dopo tanti anni di ricerca, nonostante le derisioni e le incomprensioni della gente, non considerò conclusa la sua missione quando finalmente scorse tra le zolle di piano della croce la bella maiolica di Maria. E come un bambino entusiasta e sincero, fece di tutto affinché anche gli altri del paese potessero ammirare in quell'immagine di Maria Santissima la bontà e la tenerezza di Dio, invocandola come madre del Buon Consiglio. Dobbiamo dire però che era già presente nel popolo frigentino la tradizione di un'immagine della Vergine Maria sepolta qui al piano della croce e che bisognava disotterrare, tanto che qualcuno passando di qui, che all'epoca era aperta campagna, un luogo per trebbiare il grano con i buoi come allora si usava,
qualcuno, dicevo, passando di qui si faceva il segno della croce e baciava la terra perché era sepolta qui la Madonna. E tanto che il parroco di Frigento, all'epoca Don Generoso Ciullo, spesso esortava in chiesa i suoi fedeli, i suoi parrocchiani, ad andare al piano della croce insieme in gruppo per scavare e trovare la Madonna. Ma il privilegiato, proprio perché favorito dai sogni della Vergine Maria, fu, come già detto, Carmine Capobianco. Carmine Capobianco fu il favorito della Madonna, forse senza forse perché egli era semplice ed era povero, un mezzo unico, ecco, per essere nelle mani della Vergine Maria, per realizzare le meraviglie di Dio. Con grande zelo ed intraprendenza diede inizio alla costruzione di una cappella dove riporre dignitosamente la santa icona, chiamando tutti col suo tamburello ad andare in pellegrinaggio al luogo del ritrovamento e sito della costruzione del nuovo tempio, da dove si eleveranno per sempre preghiere e canti di lode alla Madre del Buon Consiglio. Ecco Carmine Capobianco, un cristiano pieno di fede pura e genuina, come gran parte della gente irpina. Come lui, rivolgiamoci con fiducia alla Madre del Buon Consiglio, sicuri di essere accolti ed ascoltati nelle nostre preghiere e certi del suo sostegno nelle tribolazioni della vita e del suo materno consiglio nei momenti di difficoltà e di decisione.